Se questo problema si potesse pure, con piena serietà, presentare in forma di dubbio, ancora si potrebbe, effettivamente, domandare se l'ordine agisca anche sul mondo, sulla maggiore società umana. Quest'uomo, così educato nell'intima santità dell'ordine, non rimane dunque come prima di fronte al mondo e come prima occupa in esso il suo posto. Non resta come era prima sposo, padre di famiglia, compagno, membro della condizione che egli riveste nel mondo. Può forse mancare che la sua cultura, ottenuta nell'ordine, ma diventata ora interamente sua propria, così da formare una parte costitutiva della sua personalità, a cui egli non può tanto arbitrariamente rinunciare quando abbandona la loggia, può forse mancare che questa cultura si manifesti in tutte le relazioni sociali? E non agisce così l'ordine, in forma sommamente benefica, sul mondo, mediante i suoi membri. Nessuno occupa il suo posto nella più grande società in maniera meglio idonea di colui che può stendere lo sguardo oltre il suo posto medesimo, che non vede soltanto questo, ma anche intuisce e contempla la sottile linea di separazione dove esso trapassa e penetra nella più grande società. Come è il caso del grande e illustre scienziato che volge lo sguardo non solo alla sua disciplina, ma anche a quelle confinanti ed anche a tutto quanto il campo del sapere. Soltanto colui che sta in tal modo nella sua posizione agisce per il mondo con gli occhi aperti e con buona coscienza di sé. L'altro è un cieco strumento di lavoro che forse opera affatto rettamente al suo posto, ma la cui attività soltanto per opera del tutto viene da ultimo indirizzata alla verace meta. Il primo sa, a tempo opportuno, ora lasciar perdere parte delle esigenze e delle norme della sua condizione, ora attenervisi strettamente ed ora acuirle. Quest'altro nulla intende del poi, ma procede come una macchina di giorno in giorno per il cammino a cui si è fermamente abituato. Ora, è proprio la massoneria quella che innalza tutti gli uomini sopra la loro condizione. Quindi essa, in quanto educa degli uomini, educa anche i più abili membri della più grande società, dotti e sapienti, amabili e popolari, uomini d'affari non soltanto capaci, ma anche forniti di giudizio, guerrieri umani, buoni padri di famiglia e savi educatori dei loro figli. A qualsiasi relazione umana si voglia pure pensare, la massoneria esercita sopra di essa il più vantaggioso influsso. La società umana deve inoltre essere occupata in un continuo progredire. Tutte le sue relazioni devono diventare sempre più pure e perfezionarsi sempre più. In particolare, uno Stato ben governato progredisce nella legislazione, nell'amministrazione, nelle istituzioni educative e tiene sempre un orecchio aperto a tutte le obiezioni e correzioni. Uno Stato siffatto, tutto occupato a procedere verso la perfezione, nulla può intraprendere con dei professionisti che non abbiano mai proteso lo sguardo oltre la ristretta sfera della loro particolare vocazione e che non potrebbero progredire se non sulla via fino a ieri battuta. Essi diventano inutili tosto che vien fuori un miglioramento e poiché non vogliono diventare inutili, si impuntano contro i miglioramenti e impiegano tutto il proprio influsso per impedirli oppure preparano ad essi, nonostante il proprio buon volere di promuoverli, una cattiva riuscita. Dove la maggioranza dei professionisti di uno Stato è così disposta, si rimarrà in eterno all'antico.
È vero che già uno studio fondamentale delle scienze eleva sopra questa angusta cerchia della routine professionale e delle contratte abitudini. La scienza mostra la reciproca dipendenza di tutte le relazioni umane ed indica i punti dai quali si deve muovere il passo più avanti. Ma la scienza esercita poi effettivamente questo influsso sul mondo? Quand'anche la maggioranza usasse studiare più a fondo che non faccia, quand'anche essa non fosse solita a dimenticare senz'altro, dopo alcuni anni, questa mezza cultura che porta via con sé in qualche modo dalle università, quand'anche tutto ciò non fosse, a che giova il mero sapere senza un esercizio pratico? Qui, dove nulla può ulteriormente giovare, ritorna ora a mezzo la massoneria come un istituto di esercizio pratico per la versatilità e riempie una lacuna che la grande società civile doveva necessariamente lasciare aperta. Rammento qui, di passaggio, lo stato in cui viviamo, al quale non si può negare, senza somma ingiustizia, il vanto dello sforzo verso la perfezione. Non sentenzierò se questa tendenza proceda pure all'infuori della massoneria, che in esso da lungo tempo è fiorita, ovvero se e come fin qui sia stata sostenuta dalla massoneria stessa. Ma posso recisamente affermare che questa tendenza deve trovare nell'ordine un buon appoggio per l'avvenire. In un notevole scritto, in cui le condizioni sociali dell'uomo vengono divise in due classi, alla prima classe sono ascritti coloro che si occupano della cultura intellettuale e morale degli altri, come pure di governarli, e alla seconda coloro che si curano delle esigenze della vita terrena, è stato mostrato che il fondamento principale della passata deficienza di molte relazioni umane sta nella difficoltà dell'azione reciproca e del mutuo influsso di entrambe queste classi l'una sull'altra. E che non si può giungere ad un miglioramento fondamentale finché non sia interamente instaurato questo mutuo influsso. Se ora consideriamo come un male questa mancanza di connessione e di influsso, terremo l'ordine dei liberi muratori in conto del miglior rimedio e del mezzo più adatto per un miglioramento fondamentale. Infatti, esso riunisce in sé almeno entrambi gli estremi di queste due classi e li avvicina di più l'uno all'altro, senza riguardo alla loro occupazione di grado e di professione. Perciò è imperiosamente necessario che in una loggia, come del resto per solito accade, stiano a fianco non solo persone colte, ma anche uomini indotti, e non solo indotti, ma anche dotti. E che nessuno guardi l'altro di traverso per il fatto che egli è tale e quello non è. Un membro della seconda classe, che impara qui a deporre la sua diffidenza, la sua ombrosità, il suo timore, il suo odio o il suo disprezzo, almeno verso i membri della prima classe, che sono suoi fratelli nell'ordine. Un membro della prima classe, che apprende qui a scacciare il suo dispregio, almeno per i membri della seconda classe, che sono suoi confratelli. Porterà con sé certamente questa disposizione sentimentale anche fuori della loggia, nel mondo. Estenderà la sua migliorata concezione di queste classi anche ad altri membri di esse che non sono fratelli dell'ordine e comunicherà tal concezione migliore ad altri non iniziati della sua propria classe. Un retto cittadino che in qualche modo dentro all'ordine si convincesse che un dotto non è necessariamente un pedante, anche fuori dell'ordine non farà più questa supposizione in modo così incondizionato e certo comunicherà occasionalmente anche ad altri onesti cittadini che non siano fratelli
la sua scoperta. Un dotto che in qualche modo avesse appreso nell'ordine che un impiegato o un cittadino senza studi non è punto un uomo ignorante e corto di mente, col quale non si possa parlare di nessun argomento razionale o dal quale nulla si possa imparare. Tratterà con riguardo tali persone anche fuori dell'ordine e diffonderà questa sua scoperta in conversazioni e scritti. E così l'ordine massonico sarebbe una delle più importanti istituzioni in pro del mondo, quale, senza di lui, vi manca interamente. Ma da ultimo, il che peraltro io posso soltanto accennare a tratti rapidi, l'ordine potrebbe appunto operare proprio per lo Stato, per la Chiesa, per il pubblico colto, ed essere utilizzato da tutte queste forme della società per preparare a poco ed introdurre quei miglioramenti per i quali si facesse prevedere l'opposizione della unilateralità. Che cosa esso possa operare è chiaro per naturali ed esatte conseguenze tratte dal presupposto del suo scopo. La sua attività deve seguire dal fatto che essa ha per scopo far acquistare ai suoi membri, in tal colleganza, una cultura universale, puramente umana, in opposizione alla cultura particolare di classe. Ma questo scopo razionale e superiore ad ogni biasimo è poi tanto certo che esso lo abbia, quanto è vero che si occupano assiduamente di lui uomini seri, saggi e virtuosi.